Quando parliamo di strumenti per il controllo della refrigerazione e della climatizzazione, parliamo dei gruppi manometrici. In particolare contesto parliamo di gruppi manometrici digitali o manifold. Testo commercializza e produce questa strumentazione da oltre 15 anni. Nella nostra esperienza abbiamo sempre cercato di integrare robustezza e tecnologia, fino ad arrivare a strumenti wireless e Bluetooth come le nostre SmartPro. Oggi, ancora di più, abbiamo fatto un ulteriore passo in avanti e siamo lieti di presentarvi la nuova generazione dei gruppi manometrici digitali Testo. Vediamo la squadra dei nuovi gruppi manometrici digitali. Abbiamo Testo 557S, Testo 550S, Testo 550i e anche la nuova sonda per il vuoto 552i. Ora ne andiamo ad analizzare le caratteristiche che li differenziano rispetto alla serie precedente. Abbiamo qualche tasto in meno che permette di avere un display più ampio dove posso visualizzare tutti i parametri in una volta sola senza dover andare da una schermata all'altra. In più abbiamo una capacità Bluetooth potenziata. Cosa significa? Significa che oltre a utilizzare le vecchie sonde col cavo, come per la precedente gamma, possiamo utilizzare anche le sonde SmartProbe. Fra l'altro il Bluetooth è stato potenziato e arriva fino a 150 metri di distanza. Inoltre lo strumento ha mantenuto invece quelle caratteristiche che già erano state apprezzate, quindi il gruppo manometrico vero e proprio, con possibilità di leggere i gas refrigeranti fino a 60 bar, e è stata potenziata però la capacità di tenerli in memoria, quindi siamo a 90 gas refrigeranti che possono essere contenuti, ovviamente sempre aggiornabili tramite l'applicazione, come avveniva anche per quelli precedenti. Abbiamo una protezione maggiore, quindi abbiamo una IP54, questo permette sostanzialmente di essere un po' più tranquilli quando si ha a che fare magari con schizzi d'acqua e polveri. E abbiamo anche la possibilità, rispetto al passato, di trasformare direttamente lo strumento in un vacuometro, come collegandolo alla 552i. La 552i è quella sonda vacuometro che vi dicevo prima, Bluetooth, che può essere integrata con tutta la strumentazione, quindi si parla sia di 557S sia di 550S. Anche per questi modelli abbiamo la funzione di compensazione della temperatura, cioè utilizzando la sonda di temperatura durante la prova di tenuta possiamo interpretare al meglio le eventuali perdite dovute alle differenze di temperatura. Gli strumenti si differenziano per il numero di ingressi, quindi abbiamo il 557S che è un gruppo manometrico a 4 vie, quindi con 4 rubinetti, il 550 un ingresso invece a 2 vie, 2 rubinetti, e 550i esattamente uguali. Piccola curiosità, sul 557S questi ingressi che trovate sono semplicemente per riposizionare le fruste e fare in modo che non si sporchino, non sono ingressi ulteriori. La novità particolare appunto è il 550i, perché abbiamo solo il gruppo manometrico senza display, tutto viene gestito dall'applicazione. Tutti i modelli sono in grado di svolgere la funzione di vacuometro con il collegamento alla 552i. La nuova applicazione per la gestione dei dati si chiama Testo Smart. Può collegarsi sia ai nuovi che ai vecchi manifold, oltre alle SmartProbe singole. Ha la possibilità di darmi funzioni in più rispetto al singolo display, quindi grafici, tabelle, può esportare i PDF, può aggiornare i gas refrigeranti, ma la principale novità è che può aggiornare direttamente il firmware dello strumento e può salvare i dati, quindi tutte le misurazioni, tutta l'anagrafica clienti può essere mantenuta nel vostro tablet o nel vostro smartphone. Dal nostro sito inoltre potete scaricare il software Testo Data Control. Questo vi permetterà di connettere il vostro smartphone al PC tramite Wi-Fi e quindi potrete scaricare le misure memorizzate direttamente sul PC. Ricordandovi che sul sito potrete trovare tutte le informazioni tecniche che vi interessano,
Il video è finito e ci vediamo alla prossima.